tutti ragazzi, oggi prima di cominciare questa terza parte a Walking Dead che non facevo da un po' di tempo, vi voglio dire prima di tutto che sarà una parte molto lunga, circa un'ora, se riesco, altrimenti sui 45 minuti come le altre, che non è comunque poco. Poi vi volevo dire, uno, che non ho lasciato Slender, ma sto continuando a giocarci, e dato che non riesco mai a prendere tutte le 8 pagine, non sto mettendo il video, perché mettere sempre tipo 8 video dove non prendo tutte le pagine non ha molto senso, quindi non lo sto mettendo. Invece Penumbra lo metterò dopo The Walking Dead, quindi oggi, che è il 5, in serata dovrebbe stare questo qui online. In serata o anche prima, non lo so. Domani Penumbra e dopodomani decidete voi. Scrivetemelo qua sotto i commenti di The Walking Dead o di Penumbra. Anzi no, The Walking Dead è meglio, perché forse il gioco dopo di Penumbra lo dovrò fare domani e lo metterò a caricare la notte, così dopodomani mattina sarà pronto e ne potrò caricare anche due, volendo. Cioè quello che decidete voi e quello che decido io. Quindi continuiamo. Mio fratello mi caca il cazzo. Che vuoi? No. Eccomi ritornato. Mi disturbano mentre faccio gameplay. Non sanno che io sono un pro che non può essere disturbato. Quindi ho ammazzato le persone che mi disturbavano. Se sentite però che ho ammazzato qualcuno, non è vero. Ti stanno dicendo cazzate. Ok, come vedete ho tutte le impostazioni al massimo, perché The Walking Dead toglie proprio poco. Pochissimo, anzi. Non toglie. Cioè, non è pesantissimo per la scheda grafica. Quindi potrei avere le impostazioni al massimo e non mi dà nessun problema, proprio a zero. Quindi iniziamo a giocare. E cazzo, non mi ricordo quale di questi salvataggi è. Mi sembra questo qua dal 26, addirittura dal 26 che non faccio The Walking Dead. Sì, perché quello del 27 avevo cominciato di nuovo con un mio amico per fargli vedere un po' com'era. E questo lo devo continuare invece. Questo è quello che stavo facendo su internet. Sì, è questo qua. Quindi, e dal 26 sono passati più di 10 giorni. No, 10 giorni. 10 giorni, esattamente, fino ad oggi. Compreso oggi 10 giorni. Quindi continuiamo questo capitolo. Io mi ricordo anche cosa dobbiamo fare. Praticamente dobbiamo trovare le pastiglie, mo si dice droga. Non è droga, è Viagra, però non fa niente. Le pastiglie, le pillole. Non ho fatto niente, vabbè. What if my parents come home and I'm not there? Ci troveranno, non ti preoccupare, Clementina. Don't worry. Yeah, okay. Well, we should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Forse devo abbassare un po' il volume della musica, perché si sente la musica, non si sente l'audio del gioco. Cioè l'audio del gioco, l'audio del mostra tasti. No, non. Mostra che è meglio. Perché mi trovo meglio. Audio, abbassiamo il volume della musica. Cioè io stavo sentendo la voce e non si sentiva. Non ho applicato, vero? Sono stupido, vero? Lo sapevo. Ok. Allora, devo trovare... Ah, devo dare il cerotto che ho trovato. Let's have a look at that finger. Ah, non ho nessun cerotto. No. Ok, non ho nessun cerotto. Let's see if we can do something. Mi ricordo che ho trovato un cerotto, perché? Forse l'ho fatto dopo, non lo so. Boh. Vabbè, che cosa dovrei fare? Non spiego. Big owl or little owl? Medium owl. Aia, medio. Ah, sì, me lo ricordo questo, vabbè. Okay. Quindi non so cosa devo fare, dovrei trovare qualche fasciatura o un cerotto. Il cerotto sarebbe la cosa più logica, cazzo. Un cerotto non c'è. Allora, là nel kit protocollo sicuramente c'è il cerotto. O qualsiasi altra cosa, una fascia. Quindi là non controllo, perché è sicuro che c'è. È troppo facile. Beh sì, mio padre teneva il telecomando. Vabbè, abbiamo capito qua. Viveva mio padre e mia madre, credo che siano morti.
Pare che uno di loro fosse ferito, sia mio padre, magari sta proteggendo mia madre. Mia madre. Sì, mia madre. Quindi. Allora, di qua non si può aprire. Perché ci vuole la chiave. Poi, quindi, dovrei usare. Aprire il cassetto così senza senso. Perché il pronto soccorso è l'ultima cosa che faccio. E avevo già preso il telecomando, se non sbaglio. Sì, ma senza senso, cioè non credo che aveva un senso usare il telecomando, però io lo uso lo stesso. That's what I figured. Ok, era quello che pensavo, capito? Anch'io era quello che pensavo. Vediamo. Cos'è? Cos'è? Mi sembra una Brooklyn, le gingomme, quelle là lunghe. Sisciato. Beh, cosa ho trovato? Ah, un cerotto, veramente. Guardate a sinistra, è un cerotto. Sapevo, per forza, che cosa dovrei aver dovuto trovare. Let's have a look at that finger. Now. It hurt. Let's see if we can do something about it. Quindi mettiamo lì questo cerottino sexy. Yes, please. Che poi il cerotto non si dovrebbe mettere perché non permette la ferita di chiudersi. Almeno così sapevo, perché non fa arrivare ossigeno. Così sapevo, poi non lo so, non inizia a dire, ma che sei coglione, voilà, cazzo, testa! Oh, cazzo del genere. Quindi, qua dentro non c'è una minchia beata. Qua la chiave è chiusa. Ma puoi fare qualsiasi cosa. Ah no, perché non posso fare un rumore. Se no prendevo il bastone là. Prendevo il bastone là. E sbonnavo la porta. Ok. Usciamo. Ok. Lee? You're not bad, right? Sì, sono cattivo. Ma sei tu. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No, bella, mi dispiace. No, he wasn't. Oh, was he bad? He was. Che bello. Quindi, ho detto alla bambina che ho ucciso qualcuno, sperando che non se la prende. Anche se lo vedo un po' difficile. Tu mi sei sul cazzo e non sei ancora morto? Però per prendere d'accordo con tuo padre devo andare d'accordo anche con te. E non mi piace. Cioè, cosa dovrei vedere qua? Beh, sì, adesso mi sono divertito. Yep. Ok. Wow. Ah, Glenn, quello che è partito. Quindi ancora vivo almeno. È nei guai. Passamelo, bella. This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and well, I'm stuck. Sei intelligente. Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding. Che bello. What's up? Dove? Si è nascosto da qualche parte. Vabbè, almeno sei ancora vivo. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. Okay, Wendy. That's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. Quindi, adesso dobbiamo andare fuori con la puttana là, Carly come si chiama, io e lei a trovare il coglione che va in giro da solo con i zombie, con i morti che camminano, Walking Dead, che stanno, perché è stupido, no, però non è stupido, c'è qualcosa, non mi ricordo cosa. Quindi posso andare quando voglio io, perché ha detto quando sei pronto andiamo o qualcosa del genere, non mi ricordo. Sta cercando di
di ipnotizzare la radio? Adesso vediamo se l'aiuto. Devi girare la radio. Poi guardala dritta negli occhi. Poi buttatela in faccia. Poi sparati. Perderai i sensi. Non fa niente. Avrà funzionato. Ok, basta, perché sto facendo lo stupido. Ok, veramente tu non so cosa stai cercando di fare. Vediamo, radio, guardiamo la radio. Icon. A radio. I can't get it to work though. Ah, e lui cerca di farla funzionare guardandola, giustamente. Non prova neanche a usarla. Quindi speriamo. Allora, se io premo il tasto power e si accende, giuro che gli butto la radio in testa. Perché se non sta schiacciando neanche un tasto. Niente. Meno male. Ah, il volume è al minimo, questo, giustamente. Beh. Ah, niente, non cambia niente. Quindi sta. Non c'entra niente neanche il volume. Cosa vuol dire le mani? Ah, giriamo. Ah, le batterie. Che cos'è qua? Antenna. Alza l'antenna. Vediamo le batterie se sono in ascensione. Ah, non ci sono proprio, che bello. Mancano, quindi ci vogliono 4 batterie o 2? Non ho capito. You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. È intelligente. Needs two. Ah, due ne voglio. I wouldn't even really know what to look for. Cazzo, 2 batterie, non sai cosa sono, non sai cosa... Ma... Ah, è vero, posso dare il telecomando, può essere che ci sono le batterie dentro. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Ah, ok, ci vogliono quelle... le mezze torce, non mi ricordo, sì, mi sa mezze torce, sì. Quindi cerchiamo queste batterie. Il bancomat non mi interessa. Clementina. Sono cattivo, sai? Come va il dito? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. A posto. Lo so che non sono tuo padre, anch'io lo so, ma che cosa devo dire e fare? Dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. È commovente. Okay. Basta. Ehi, guarda che sto facendo così solo perché è un gioco, altrimenti gnocco. Che cos'è? Batteria. Compaiono le batterie sotto, cioè in piedi la batteria senza un senso, neanche sdraiata. Una batteria in piedi non l'ho mai vista a terra, in piedi, a meno che uno non lo appoggia così per farla trovare, tipo il gioco, i giochi stupidi. Tu non hai batterie? Non te lo voglio manco chiedere. Ed ecco una batteria sopra uno scatolo di cereali. Guardatela. Guardatela giusta. In piedi, giustamente. Sì, ma è giusto. È vero che è una mezza torcia, quindi è bella, gigantesca. Quindi potrebbe anche stare in piedi. Questo qua sta... Non so se sta scopando con le assi di legno. O se si è attaccato le mani alle assi di legno. Perché non so usare l'attack. Non lo so. Diamogli le batterie. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. Come fai a sapere che sono... adesso? Yeah, funziona. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Vediamo. Go ahead. Sicuramente le ha messe le mani le batterie perché non sa fare una minchia. Subito le batterie, vado a vedere. Ecco. Cosa ha fatto? Vanno così, ma là non vanno altre 2 batterie. Anche messe storte, però al mio paese se stanno 2 buchi vanno anche altre batterie, però a questo paese a quanto pare è diverso. Oh no, come vediamo se si accende. You fixed it. Sì, sono un genio. Cioè tu volevi accendere la radio per quale motivo? Per farti... Cioè per farti sapere che stanno i mostri, lo sappiamo. Steve. Dio benedica tutti voi. Dio benedica e studiamenti da merda. A merda voleva dire, lo so. Non l'ho fatto finire.
Ok. Quindi andiamo da Doug. Carly, andiamo da... Questo qua sta morendo intanto, ma nessuno se lo caca. Di spruscio. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Vogliamo solo scoparcela in poche parole, la stiamo elogiando, i suoi aspetti spareschi, quindi sono diventato un filosofo io, perché sto usando parole che non conosco, perché non esistono però. Quindi pronto a uscire fuori, tutto bene. Allora, io ti devo dire una cosa. Se io sono un maschio e tu sei una femmina, se io a te ti dico pronto a uscire fuori, o è un problema grave che sei un maschio femmina che sembra largamente femmina, ma è un maschio, quindi sei un trans, e me lo devi dire prima questo, perché queste sono cose che si devono dire, quindi. Oppure io, a me sembri un maschio, ma a questo qua non lo so se sembri un maschio, se ti vuole scopare, quindi. You ready to head out? You got it. You? Siamo pronti, ha detto. Mi trollano, cercano di far finta di dire una cosa e poi ne dicono un'altra. Vabbè, quindi non ha sbagliato il gioco. Ero io che ero pronto a uscire fuori, quindi devo dire che sono pronto a uscire fuori, quindi devo chiedere a lei. Siamo pronti a uscire fuori, quindi sono io che sono stupido. Quindi il gioco non ha errato. Quindi sto dicendo troppe volte quindi. Quindi tra un minuto, quindi, sì. Sì. Yeah. Let's go. E quindi? Andiamo. Alive. 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 A te. Quanto sei bello. Sembri Galliani, lo sai? È vero che Galliani è più brutto di te, però. Ve la potete giocare. Did you see that? Quindi siamo andati a... Oh, cazzo. Sì, lo so come esce, fa brrrr e ti uccide tutti quanti, non sono stupido. Ah, è quello là. È stato troppo facile. C'è una sopravvissuta. Là dentro c'è una sopravvissuta. La dobbiamo andare a salvare, ma a me non me ne fotterebbe un cazzo. Io me ne vado, cazzo. Cioè, ma... Vaffanculo. She got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. Quindi quella là crede che lui sia morsicato, quindi non vuole. Non vuole che andiamo a prendere, perché lei pensa che noi siamo stati morsicati. Quindi c'ha ragione lei comunque. Oh, che cazzo vuoi tu? Ma perché dobbiamo andare per forza? Quindi, che cosa sto facendo? Dove sto camminando? Attraverso le sbarre. O è una specie di telecamera volante che mi sta facendo vedere tutto, tutte cose. Ok, credo di sì. Credo che sia la seconda. Quindi, io sono qua. Ecco. Ok, questo è il plan. Non sappiamo quanto sarà difficile per uscire da quella stanza. Sì, è boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Quindi dobbiamo sbirciare oltre il muro, levetta sinistra in alto. Se sbircio troppo a lungo sarò visto, quindi devo sbirciare poco. Quindi là c'è quello là stupido che sta mangiando, che sta, no, aspetta, prima di vedere là, che sta mangiando il cristiano. Di qua sta un cuscino che non so cosa mi servirebbe. E che cosa devi fare col cuscino? Parlo anche. Io vado verso il camper perché sono intelligentemente intelligente. Quindi corriamo là, vai, corri. Corri, Forest! Corri! Tratto da Far Cry 3. Ok. Cazzo. Mi sta per vedere quando diventa rosso, credo. Lo devo uccidere. Well,
Ho un cuscino e due cadaveri. Ah, bah, bah, bah. Ok, e cosa devi fare allora? Quindi cosa dovremmo fare? Ok, non possiamo fare niente, quindi torniamo là, quindi dobbiamo andare dall'altra parte sicuramente. Tu non vedere, ok. Andiamo di là. Su, in... c'è una macchina, non possiamo scappare. Ah beh, è vero, dobbiamo salvare Mr. Sazitzel. Ah, quello è vivo. Ah, proprio, cioè, è vivo. Vabbè, è morto, però. Che cosa vuoi fare? Ah, come se non si sente il rumore col cuscino. Ma vaffanculo. Che cazzate. Perché... si sente il rumore col cuscino, porca troia. Ma cosa dobbiamo fare? Dai, se non sentono manco il rumore di una macchina che si sposta, sono proprio stupidissimi. Beh, ah, devo aprire la portella. Non c'è riuscito a spostarlo, è troppo pesante. Riesco io a spostare una macchina, cazzo, non è difficile. Prendiamo la candela. Cosa mi serve la candela? Sblocca cambio. Quindi se ho sbloccato il cambio adesso possiamo portarla, non lo so. Boh. Non dovevamo sbloccare il freno a mano. O quello sarebbe il cambio, non lo so. Ah, adesso si sposta. A posto. Schiacciamolo! Vai! Come cazzo hanno fatto a non sentire? Me lo spiegate! Ma cazzo! Ma... scusa, siamo... siamo... abbiamo usato il teletrasporto di Dragon Ball per... vabbè. C'è un cacciavite. Dammi il cacciavite. Non più il vetro, tanto. Tanto non sentono un cazzo. Croce ninja. Vediamo la candela. Wow. Quindi con la candela vai. Se si rigira non mi incazzo. Ma sono... ma come... se sta sentendo quella che sta piangendo. Ok. Sono io stupido, va. Ok. Vediamo un pic. Ragazzi, ritorno fra un minuto. Aspettate. Ok ragazzi, rieccomi, e andato a controllare una cosa. E siccome fra poco io dovrei andare e non sono passati, non è passata neanche mezz'ora credo, dovrò sicuramente unire un'altra parte che farò dopo. Devo mangiare, in poche parole, devo mangiare. Nel momento in cui sto registrando questa parte sono circa 1:10, quindi non faccio in tempo. Vediamo un po', perché mangio all'1:30 circa, anche prima qualche volta, quindi vediamo un po' cosa riesco a fare. Controllerò dopo quanto è durato e al massimo aggiungo altro. Quindi vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, abbiamo preso un cacciavite. Nella macchina non c'è più niente, quindi non dobbiamo fare più niente. Sopra vediamo la macchina. A destra la macchina. Sopra la macchina. Scusa, eh. Allora, sopra la macchina. A destra la ma è stupido questo. A sinistra. Ok, mi sa che abbiamo solo un'alternativa, andare là. Quindi dobbiamo tornare dove stavamo prima. Non lo so. Andiamo di nuovo, vediamo se è cambiato qualcosa.
Ma perché mi segui tu? Mo spieghi. Oh, lo cacciavitiamolo. Oh, sta venendo, lo devo cacciavitare. Appena arriva, appena arriva, appena arriva. Ah. Nel cervella. Bello. Dai, dai, dai. Che bello. Quello là? Allora possiamo anche lasciarlo stare. Lascialo stare. Uccidiamo. Che bello. Riprendi il cacciavite però. Ci può servire, stupido. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. Porca puttana. Now we've got this. Are you two done? Scusate. Un secondo. Ah. Colpo di tosse. Ah. Quindi prendiamo Nasha. Che bello. Così possiamo uccidere tutti. That should help. Ah. Quanto sei bello. Vedetelo. Balliamo con l'ascia. No. Basta. Andiamo sulle scale. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay. Okay. State indietro. Right behind you. Quindi loro ci seguono, però restano indietro. Andiamo. Abbiamo un culo bruttissimo comunque. Vabbè, non fa niente, siamo maschi. Non è un problema. Dai, dai, dai. Asciale. Beh, beh. Ah, solo quando sta vicino. L'ho asciata. E l'altro stavolta sta zitto, non è così stupido. Cazzo! Ma la testa? Io la voglio, per ricordo. Adesso asciamo questo. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. È stupido quello. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Cioè, non credo perché non vuole farsi aiutare. Non è che... Non credo che pensi che siamo zombie, perché non parlano di zombie, fanno solo... Quindi? Entriamo, vediamo un po'. Stop, just stop! I'm coming out. Sta venendo, ok. Sei proprio brutta. Oh, God. I said stay away. We need to get you ah, help. Ti hanno mozza. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. Mi sembri un po' pazza, lo sai? Let's calm down. You could be fine. Cazzo, è stata morsicata, ma vai, vai, andi a fanculo e lasci stare. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Quanto sei bello, lo sai? You have a boyfriend? When? I don't want that. It's not Christian. Please. Non è da cristiana. Questa è una cristiana sfegatata che va in chiesa, che ne so, forse. Ok, ce ne andiamo. Vieni con noi. No, che co... Non stavo vedendo, no. No, ti prego, non venire. Sì, è una pistola. Sei contento? Borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then... Si vuole sparare questa pazza. Però forse è meglio, perché poi se no diventi uno zombie. Se ti spari in testa invece non lo diventi, perché ti spappa il cervello. Dagli. What? You can't be serious. Do it. No. Guardala, per favore, dagli. Allora sparale. Non possiamo rischiare che rimanga in vita. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Brava puttana.
Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. I can't leave it. You two go on. Okay. Che bello, devo vedere come si spara. Yeah. Vediamo mentre si spara. Dio ti benedica. God bless you, all right? God bless you too. Oh cazzo. Ah ok, non ho visto me. Che bello. Ok. Mi dispiace però era meglio così forse. Non so se si potevano ucciderla, però secondo me era meglio ucciderla. Ma se poi ci viene a attaccare lei, che cazzo, scusa, tanto ormai è stata morsa e muore sicuro. All right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business. Che bello, sta per morire quello là. Pharmacy. Dobbiamo trovare le chiavi. Vieni con me, tu. Hey Lee, really gave that old man hell. Yeah, we got pushed, you know. You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Grazie. Io e Kat, bravo. Duck non se ne è fatto un cazzo, meno male. Duck, no, Duck non voglio sapere come sta perché poi dicono bene e non mi piace. Qual è il piano? Vai. Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. Dobbiamo aspettare qua dentro. Your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Sono andati. They're gone. Oh my goodness. Do you think? How? I just know, right? Cat, it's not our business. Che cazzo. C'ha ragione. Okay. Lee, basta. You got a second? Sure. Sì. Vai, ho un secondo. Basta che... Herschel's farm. Ah. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Capita. Io sono dall'altra parte perché anche yes, but I can't stop seeing è il bambino che mi sta sul cazzo, anche un po' tu perché hai fatto il bastardo però. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it, but in a moment when things are really out of control, you don't have any choice. Oh, io sono anche un filosofo super mega intelligente. Consola. Consoliamo. Ok. Però mi fai un favore. Te lo giuro, se mi fai un favore io ti bacio in bocca. Devi uccidere il bambino. Perché mi sei sul cazzo. Anzi, non ucciderlo, no, dai. Perché già vederlo è un conto, ma poi sentirlo parlare con quella voce del cazzo, tagliali la lingua o mettili uno scotch per quando sto io, poi quando non sto potete fare parlare quanto volete. Io sto facendo il triplo doppio gioco, prima dico quello che è bastardo, poi lo consolo, cioè non lo so, sono stupido. Ok, vabbè, tanto dalla fattoria ce ne siamo andati, quindi allora vediamo. Nunu picca. Ok, sono stupido. Allora, dobbiamo andare a trovare le chiavi. Vieni tu? How's it doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Ok. Ciao Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Cosa pensi tutto questo? What is there to think? The dead are up walking around, eating people and turning them into more of them. I mean, Jesus. Cristo we santo. We need to stick together and get through this. Beh, I'm gonna get back to him. Sounds good. Allora, devo trovare una cazzo di chiave che sicuramente comparirà all'improvviso.
tutto. Dobbiamo trovare la chiave. You know. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. Gotcha. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Basta. Get some rest. Yeah, right. Ok. Troviamo questa minchia di chiave. Tu come stai, Clementina? Clementina sulla base? Everything okay? Mm-hmm. Bello, grandi conversazioni. Tu, tutti quanti. No, con te non voglio parlare, mi stai su pene. Esamina. Esaminiamo lei. Ti esamino. Lo scoop del secolo qui. Te la cavi benino, tutto bene. Te la cavi benino. A letto intendo, eh? You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. No, fidati. My news editor was eaten about 5 feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but you know. Yeah. Quindi hanno mangiato una il suo capo, credo. Davanti a lei, che bello. Perché non ne mangiano anche tu? Poteva essere buono, che non sai tu, scusa. Che cazzo. Quello lì ti ha salvato. Chi è quello lì? That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. Doug, quel coglione. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. No, hai capito male. Tu con me devi scopare, non con Doug. Hai capito male? Guarda che ti stupro poi, se non lo fai di tua volontà. Io ti sto avvisando. Poi decidi tu. Lo scoop del secolo. Ma questo non ho capito. Il coso che si è sparato. Shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. Blogosfera. Cos'è la blogosfera? You better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Ok. Stiamo qua da tutto il tempo e ancora non ho capito dove minchia devo trovare quella minchia di chiave. Cioè, entriamo di nuovo, cioè non lo so. Clementina mi segue, lo sapevo. Oh, che cosa... vedi, la mia idea. Sbogniamo. Mi ha fatto molto, Ok, mi sa che dobbiamo trovare le chiavi. Sì, però dove minchia vado a trovare? Non è che stanno qua. Sì, ho capito, ma controlla, alza le coperte, fai qualcosa. Cazzo, non voglio rimanere qua tutto il tempo. Io dovevo finire il capitolo nello scorso episodio. Non ho ancora finito mezzo capitolo, perché non riesco a trovare una minchia di chiave mongoloide. Apriamo e basta. Si è aperta la sola. Sì, ma dove minchia la trovo la chiave? Aiuto! Dove minchiola la chiacchiolo? Apriamo la porta. Quindi. Stranamente la chiave non è comparsa dal nulla. Parliamo con questo, noi c'è questa chiave. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, huh.
Mi stai diventando simpatico. Pensavo che eri più brutto. Ti ricordavo più brutto. Sei simpatico, lo sai? Andiamo a dare un'occhiata in giro. Cioè, devo parlare con questo solo perché sei antipatico, non ci stavo parlando. Ok. Se c'è un caricamento c'è qualcosa di potente. Quindi, siamo usciti fuori? Siamo stupidi. Ah, ci abbiamo il cancello che ci protegge. Ci sono pochi zombie. Quanto sono belli. Chi era quello? Poverino. Vomiti. Che bello. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Okay. Quindi, che è quello? That guy over there has the keys. How can you be sure? Come fai a sapere? I found this in the office. That boy in the photo. Ah, quello dove ho tagliato la mia faccia. Quindi è quello là a destra. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out. Quindi dovrebbe avere le chiavi. You wouldn't need long, right? E che era mio fratello? Cioè, non credo, perché altrimenti avrebbe reagito un po' in modo un po' più eccessivo. Vabbè, forse era solo un commesso normale. Quindi. Telecomando. Diamo il telecomando. I used to fiddle around with stuff like that when I was a kid, but there's not much to do with it now. Man, I miss my robots. E cosa gli dovrebbe servire il telecomando? I know. Là che c'è? Perché deve essere un telecomando? Ah, negozio di TV. Si accende il telecomando con tutte le tipo con un telecomando, come cazzo è possibile? Think you can do anything with this? You know what I could do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Bravo. Program. The power's still on. You can just do that? Sei un genio, però. Sì, proprio un pro, grazie. Proprio fortissimo, Roy. Sei un pro proprio, e adesso che si sono accesa la televisione. Quindi? Ah, vanno là, vengono accesi al rumore. Che bella lingua che ha questo, sembra quello di Amnesia. Vedi quello là? Non fa abbastanza rumore, che bello. Cosa cazzo dovremmo fare, scusa, Oh, prendi mattone. Lo devo chiedere a lui, prendi il mattone. Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. Allora, quello è una ferramenta. Get in there and get weapons. I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Che bello. Ok, il mattone, come cazzo fai a non arrivarci? Non so cosa dovrei fare. Ah, il vetro. Se prendi il mattone lo lancio, magari. Cazzo, però, sei stupido. Ma se ero io il proprietario di questo posto, cioè la mia madre, no, stavano solo qua, no? Non lo so, non ho capito. Conosco della gente di qui, sono cresciuto qui. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Ok, mi sa che era mia madre e mio padre i proprietari.
E quell'altro. Madonna, non sai fare un cazzo lì, non sai fare una minchia. Ah, ecco, qua non avevo visto. Con l'ascia, facciamo con l'ascia. Awesome. Bello, non hanno sentito però, no, giustamente. Prendilo! Ma porca troia. Ah, la devo aprire. Ma vuoi prendere? Ah. Lancialo. Dai, dai, che sei forte. Hai una buona mira. Bravissimo lì. Sei un genio. Amo, sì, sì, sente. Bravi, belli, andate tutti là. Ok. Sono tutti belli. Andiamo là, andiamo là, andiamo là. Be careful. Keep an eye out, will you? Cazzo, vai un po' più veloce, no? Ciao, bello. Ehi, amico. Quindi è mio fratello, credo che sia mio fratello. E infatti mi assomiglia anche. Peccato. Scusa se non c'è, vaffanculo. Uccidi, tanto è già morto. Boom. Che bello. Dai, cazzo, un altro po'. Ancora. Mi sa che adesso è morto. Quindi, dove stanno le chiavi? Sta per piangere il mio personaggio. Ah no. È un po' dispiaciuto. Depresso, sembra. Porca vacca. E amnesia, cazzo. Dai, corri, stupido. E adesso che hai aperto il cancello non lo puoi più chiudere. Mo entrano. Ok, andiamo. Ragazzi, mancano circa 10 minuti a un'ora, credo. Ok, apriamo sta porta con questa chiave. Ti immagino non è questa. Poche bestemmie. Ah no, è questo. Tu che vuoi? Io voglio quell'altra. Tu sei brutta. Cazzo. Che è successo? Abbiamo solo aperto una porta. È scattato l'allarme. L'abbiamo aperta normalmente. Sicuramente mo si alzano tutti quanti morti. Giustamente. Quello con un cacciavite ficcato nella schiena. Beh. Non sto capendo che sta succedendo. Oh cazzo. Ma sono stupidi, è aperto il cancello.
time to go. Tac, andiamo. Dobbiamo andare. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, di brutto, barrica la porta di brutto. You got it. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. All right, that door's not locked anymore. Shit, you three, get on it. I'll get back as fast as I can. Dai, cazzo. Bene. 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 Stanno sfondando la porta. Andiamo. Grazie, va, pure tu. Stai zitto. No, non lo dire. Tu com'è? Vabbè, tanto muore. Ok, ti uccido, mi sei più simpatico. Oh, bene. Ah, oh, sei proprio un Jade, sei sparare proprio potente. Ok. Che hai trovato? Clementina? Ma come cazzo faccio io solo a chiudere, a tenere sta porta chiusa, porca puttana. Bravo, bravo, sì, la devo mettere in mezzo alle maniglie. Dai, 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 dai. Ah, ok. Sì, la porta, ma le finestre. Quanto sei bella. Invece bisogna far vedere l'allentatore. Oh cazzo, chi devo salvare? Salviamo la lei. Però lui mi stava simpatico, peccato. Vabbè dai, salviamo lei. Oh cazzo. Andiamo. Lo so che quello è morto, non ho fatto un cazzo. Oh cazzo. No, ehi, levati dal pene tu. Puttana. Lascia stare mia figlia o quello che cazzo è. Andiamo, corri. Che cosa ho fatto? Nah. Sei proprio un coglione, sei. Oh. Oh, che cazzo. Ah, ok. Vaffanculo. Mi hai fatto sbantare, puttano. Sei un bastardo, perché mi... Ma quell'altro che vuole, scusa, eh? Che cosa ho fatto? L'altro poco mi faceva ammazzare. Non ho capito che cosa ho fatto. Perché l'ho trattato male prima? Per quello che sei un bambino mongoloide, sei? Madonna mia. Tanto ti ho preso le pillole, ti ho preso la chiave. Ma che cazzo vuoi? Ho rischiato di morire per te, sei proprio un coglione, sei. Ti ammazzo. Poi dici. Quella là è quella che si è uccisa. Che bello. Lei è depressa. Lui sta cercando di andare a... con lei. Traseriel Motel. Ok, quindi noi siamo andati in questo motel, in questa specie di cosa. No, io vengo a parlare con quel coglione. Hey, no. Non sento niente. I think I need to go. Mi sa che devo andare. Dove devi andare? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that degli amici, mi sa che sono morti gli amici. Non rimani qua, ma sei stupido. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. E corri rischi. Tanto lo so che ti troverai morto, sicuro. Tu
che vuoi? Bello. E fa senza senso la faccia brutta. Già è brutta lei. Devi fare quello che devi fare. No, che cazzo di... Che cosa vuol dire? Cioè, come dire, non devi fare quello che non devi fare. È normale. Ma, diciamoli. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, okay. People are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Ah, che salvato lì. Anyway, see you around. Ok, adesso posso parlare con quello che devo stoppare il video. Ok. Hey kid. No. Close call back there. Thanks for picking me. Grazie, Mba. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Ok. Tu me la segno che mi hai salvato. Quindi il tuo bambino per adesso è al sicuro. Per adesso, devi salvarmi un po' più spesso. Per farlo. Bisogna andare per forza da questa perché Diana non mi fa andare. How you doing, Carly? I'm okay. Insomma, mia mamma trapassa i libri o quello che c'è dentro la scatola. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that I think that I liked him. Adesso sei costretto a stare con me, mi dispiace. You'll be all right. Yeah, definitely. Anyway, I'd rather be alone, I think. No, hai capito male. I understand. Wait. No, mo vedi come torno indietro e salvo quell'altro. What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Perché tu sei una puttana, quello che voglio scopare. Credevo fossi tu, Io, well, I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Ok, Carly, basta. Ok. Adesso voglio andare da quel deficiente che sta... Devo andare forse da Mr. Clementina e Duck. Duck, sei salvo per ora, eh? Non parlare però, per favore. Per favore, te lo chiedo per favore. Tu che cazzo vuoi? Coglione. Lo salvo. Gli do le pillole e si mette a uccidermi altro. Hey Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. No, ha parlato. Sorry, ha parlato. A lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. Beh, però non ti hanno morto, quello è il problema. I fell and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh cazzo. So, it can't really help us. No, it's just, I need it. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another. Tu parlavi... Ma che sen... Ah, faceva finta che... Vabbè, sì. È una bambina, cazzo. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Wow, mi ha chiamato, attenzione. Adesso... Oh, chiama l'amico tuo. What do you want? You like my daughter? Che cazzo? Not really. Good. Stay away from her. Or everyone here knows that Lee Everett is a killer. Ah, per questo. Those things out there. You hear me? Ma fanculo, che cazzo c'è? Question, boy. Ragazzo, ma mi hai chiamato ragazzo. Again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. Sei un bastardo, io ti ammazzo. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Secondo quello vuole morire presto. Do you have a second? No, tuo padre cerca di... vuole uccidermi. My dad would be dead if it weren't for you. Lo so, ma lui non lo sa. Lui non si è fatto un cazzo. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Lo so. Sono troppo forte.
hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. Ok, quindi dobbiamo rimanere qua. Ma stanno i zombie, dobbiamo creare qualcosa, la barricata, mica del G. A meno che non possiamo entrare dentro casa, ma lo stesso. È meglio creare una specie di... cazzo. Bene. Ok, e finisce qui il primo capitolo, credo. Ecco qua, prossimamente su The Walking Dead. Attenzione. Thought we'd be fine if we survived the walkers. Vi faccio sentire, non parlo. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Fuck this! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Chi era quello? Ma che... Oh, che cazzo sei tu? Sì, già sei, mi sei simpatico, sai? No more, please! No more, please! Please, please! Chi ho ucciso? Che cosa ho fatto? Cosa farò nel prossimo episodio? Non mi piace! Che cazzo devo uccidere? Vabbè, forse è stato morto, però mi dispiace comunque. Ok, queste sono le statistiche rispetto agli altri giocatori che hanno giocato. Il primo capitolo. E beh, ragazzi, questa è un'ora o anche di più, non lo so, non l'ho contata proprio esattamente. Quindi, mi fa, addirittura si mi si è addormentato il culo, giuro. Ed è una sensazione bruttissima, non vi immaginate neanche quanto è brutta, mi sto schiaffeggiando il culo. Vabbè, no, non dovete sapere questi particolari. Allora, ho mentito Herschel, chi è Herschel? Vabbè, ho salvato Sean. Io e il 47% dei giocatori, quindi gli altri giocatori non li sto sul cazzo d'H. Il 53%, quindi di più della metà. La maggior parte. Fedeltà dalla parte di Kenny. Io ho difeso Kenny, il 52% no. Io do a Irene. Irene si chiama. Wow, ho scoperto il nome. Non si chiama Carly. Irene. Ah, Irene è quella che si è sparata, ok. E poi chi salveresti da Carly? Ha salvato Carly. Quasi tutti hanno salvato Carly. Ok, ci vediamo alla prossima. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e commentate. Questa era un'ora di Walking Dead. Ci vediamo alla prossima.